La corsa Vivi Città, organizzata in 60 città italiane, a Roma torna a porte aperte nel complesso penitenziario di Rebibbia. Ci parla di questo Doriana Laraia. La corsa è un modo, diciamo, di svago che qui dentro, purtroppo, stando dentro un istituto molto chiusi, ci crea questi spazi. È per scaricare, per restare con altri miei compagni. Quindi anche una questione di amicizia. Sì, sì, abbiamo un forte legame qua. L'importante è che già abbiamo vinto, siamo qua, già abbiamo vinto. Tu mi hai detto nel senso di correre cosa ti dà? La libertà. Una partita! La corsa apre i cancelli, quelli dell'anima. Come ogni anno, il Vivi Città, organizzato dall'Unione Sport per Tutti, entra in carcere. L'uguaglianza è in gioco a Rebibbia, Istituto Penitenziario di Roma, un evento sportivo dai mille significati. Dentro il carcere, perché il carcere fa parte del territorio e parte della città. Spesso si tende a non prenderlo in considerazione, è un argomento particolare. Noi decidiamo invece di entrare, Sport per Tutti. 150 detenuti, 100 atleti esterni, per una piena integrazione. È un atto concreto verso una società, verso la società civile, per cui è proprio un'occasione importante per riallacciare contatti sempre più significativi con la società libera.